Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi inizia una rubrica che porterò avanti, insomma, senza cadenza settimanale o comunque periodica, ma una rubrica che quando ci sarà modo di farla, la farò. Parliamo di una specie di caccia alle fake news, caccia alle bufale, prendendo spunto da articoli di giornale, online e non, delle testate giornalistiche, piuttosto che blog e così via, che fanno rimbalzare notizie di calciomercato, notizie su qualsiasi aspetto del calcio e in particolare da Juventus. Io cercherò di analizzare quello che si dice in questi articoli in modo analitico, in modo anche serio, in modo da riuscire a trovare una risposta sulla validità o meno di quello che viene scritto. Perché? Perché, come sappiamo, spesso viene data un'informazione sbagliata, perché ci si affida a testate giornalistiche che di testate hanno quelle contro il muro, e talvolta ovviamente non dicono il vero. Poi, come sappiamo, quando i giornali fanno rimbalzare una notizia, a forza di far rimbalzare notizie su tutti i calciatori, prima o poi quel certo calciatore andrà in quella certa squadra, quella certa notizia prima o poi in qualche modo si verificherà. Però io cercherò in modo serio di analizzare queste cose qua, in modo da dare una mia risposta personale su quella che ritengo una cosa più o meno vera. Oggi iniziamo col botto, perché veramente questa notizia che ha fatto scalpore negli ultimi giorni, credo che la notizia sia di venerdì, giovedì della scorsa settimana, pertanto è una notizia che diciamo è buona, bella fresca. Riassunto, prima di analizzare quello che è l'articolo dal quale ha preso spunto la notizia e vedere quali sono quanti punti a favore della veridicità o meno della cosa. Pogba starebbe litigando, tra virgolette, con Mourinho. I due non andrebbero più d'accordo, e complice il fatto che Pogba al Manchester United non sta facendo prestazioni esemplari, un po' come quelle che si ricordano benissimo da noi a Juventus. E quindi cosa è successo? Qualcuno fa rimbalzare la notizia che a fine anno potrebbero Pogba e Manchester United lasciarsi. Perché? Perché hanno tirato fuori una certa clausola messa nel contratto di cessione di Pogba dalla Juve al Manchester, in cui si dice che Pogba, all'epoca venduto a 100 milioni, potrebbe essere ricomprato, nel caso la Juventus fosse interessata, a una cifra di 60 milioni. Cioè, nel caso in cui Pogba e Manchester United, insomma, non volessero più continuare il loro rapporto, se la Juventus avesse interesse ancora al giocatore, ovviamente potrebbe fare un'offerta, una specie di prelazione di 60 milioni, quindi scavalcherebbe eventuali proposte altrui per una cifra di 60 milioni rispetto alla cifra che di per sé già fa intendere molte cose. Bene, questo è tutto. Ovviamente i social, i tifosi sono scatenati, ho letto molti che, anch'io, se fosse vero, chiaramente, sì, cavolo, va, torna pure, 60 milioni, lo vado a prendere io, perché contando i prezzi adesso, 60 milioni, ancora 25 anni, sto anno, diciamo che... Però ovviamente andiamo a vedere quella che è la notizia. Ho tirato fuori la notizia di Tutto Sport e direte, ma Tutto Sport? Sì, ma Tutto Sport è già di per sé, il fatto che sia Tutto Sport, lasciamo perdere. Però Tutto Sport fa rimbalzare una notizia che viene dalla fonte vera e propria di questa notizia qua, che è francese. Quindi andiamo con ordine e leggiamo questo primo screen, che è parte dell'articolo di Tutto Sport, che dice testuali parole. Dove nasce questa euforia per il possibile ritorno al futuro di Paul? A scatenare Pogback, l'hashtag, è stata una notizia bomba, riportata dal quotidiano francese L'Equipe, una clausola di 60 milioni per il centrocampista francese. Prima cosa, Tutto Sport. Affidabilità? Poca, spesso. Seconda notizia di Tutto Sport, presa dal compagno, insomma, di giochi, che è appunto L'Equipe. Che di per sé, come sapete, spesso L'Equipe è uno di quei giornali, come anche il Sun inglese, come Mundo Deportivo un po' meno, perché chiaramente parla di più di sport spagnolo. Diciamo che però il Sun e L'Equipe, quando si fa riferimento alle testate francesi o inglesi, quelle testate, spesso, ragazzi, lasciano il tempo che trovano, ecco. L'Equipe è uno di questi, quindi diciamo che già abbiamo due punti a sfavore della veridicità della notizia, cioè il fatto che sia Tutto Sport che fa girare la cosa. Non è stato solo Tutto Sport, chiaramente anche altri, però diciamo che Tutto Sport, diciamo, non è che sia proprio una fonte di attendibilità, e meno che meno lo è L'Equipe, perché L'Equipe è francese, Pogba è francese, quindi ha molto interesse a parlare di un giocatore francese. Quindi per ora non mi convince la cosa, non mi convince di per sé neanche il fatto che la cifra sia 60 milioni, cioè il Manchester United compra 100 milioni, che al tempo i 100 milioni erano molti, 105 milioni, ricordiamoci che Pogba supera Bale per quanto a cessione, quindi diventa il primo acquisto al tempo, e al tempo tu dicevi, ma cavolo, ma veramente tanto, cioè tanto, è giusto, cioè alcuni dicevano no perché Pogba è sopravvalutato, però di per sé dicevano, sì, è giusto ma è tanto, poi abbiamo visto le cifre ultimamente. Adesso sembra una follia, ma anche al tempo reputo che per un giocatore che al tempo aveva 23 anni, il Manchester mettesse una clausola che la Juventus sarebbe potuto ricomprare Pogba a 60 milioni, cioè neanche tipo a pareggiare l'offerta in qualche modo per dire sì, me lo dai a 100, poi a prescindere da quanto sarà inflazionato il prezzo fra 2-3 anni, rimarranno 100, che
A dirla tutta potrebbe essere anche adesso un affare, perché contando che i centrocampisti di quel punto del campo vengono pagati ormai almeno 120 milioni, diciamo così, con le punte di Neymar 220, che è un giocatore molto progressivo, diciamo che sarebbe comunque un affare, ma 70 milioni sarebbe praticamente, cioè, rubargli proprio il giocatore, detta così. Ora passiamo al secondo screen che mi interessa per quanto riguarda la faccenda, tralasciando un po' di particolari, la clausola, questa famosa clausola. Da dove nasce questa euforia per il possibile ritorno a Torino di Pogba? La bomba riportata dal quotidiano francese L'Equipe, ripetiamo, clausola di 60 milioni per il centrocampista francese. E qua attenzione, a confermarlo c'è anche Massimo Giletti, che ha intervistato tutti i convocati, che tra l'altro non so, personalmente mi scuso, ma tutti i convocati non so chi, cosa sia, che giornale sia, che insomma, testato online sia, ma Massimo Giletti ho ben presente chi sia, ha dichiarato in modo diretto, questa clausola l'ha voluta la Juventus, non credo sia un caso. Tutti i convocati, vabbè, siete Giletti, non hai problemi, tutti i convocati. E per confermare tutto ciò, cioè, tutto sport fa riferimento all'Equipe che dà la bomba di mercato. Ma soprattutto fa riferimento a un'intervista a Massimo Giletti, che è tifoso bianconero, è giornalista, ma ripeto, è tifoso bianconero e basta. Cioè, in quanto a competenze calcistiche, credo che ne abbia anche meno di noi, nel senso che, o più o meno come noi, nel senso che è uno di tanti, solo che Giletti è conosciuto, è un giornalista che si occupa d'altro, nelle sue tematiche sono di attualità e così via, ma diciamo che è un tifoso, cioè dal punto di vista calcistico non mi pare che sia un guru del calcio, cioè non è un Di Marzio, non è un Pelulla, è uno che si occupa un po' di tutto e che, avendo il nome, chiaramente gli chiedono, in quanto a Juventino, un parere. È legittimo. Però, cioè, questa clausola l'aiuta Juventus, non credo sia un caso. Perché? Cioè, come lo sa? Ci spieghi come lo sa? Cioè, magari è anche vero, però ci spieghi come sa che la Juventus, cioè, ha letto il contratto di la cessione di trasferimento? Non credo. Cioè, non credo che si metta a leggere il contratto di cessione. Nessun tifoso di noi, andando all'opportunità di trovare questi contratti, ma meno che meno poi si metterebbe a fare una cosa del genere. Perché dovrebbe mettersi d'impegno a cercare una cosa così? Solo in quanto tifoso? Non credo, non abbia senso e valga la pena. Non è cosa di cui si occupa. Rispetto per Giletti, ma non capisco il senso. Quindi questa cosa qua, altro indizio per quasi verificare la fake news, nel senso che si parla un po' così, il fatto che sia rimbalzata quella notizia, che di un parere è sì, ma forse è una clausola perché vai a ripetere quello che è stato detto dall'Equipe, semplicemente perché dai per scontato che sia vera, ma sappiamo benissimo come potrebbe essere invece la realtà delle cose. E infine, diciamo, leggiamo perché poi la notizia sarebbe rimbalzata, ed è questo. Arriva il momento di alti e bassi del centrocampista francese nella seconda stagione con i Red Devils, complice anche il rapporto con Mourinho, che non sembra essere più quello dell'inizio e le pressioni dell'ambiente e della stampa. Insomma, ritorna bla bla bla. Qua dice, dà la spiegazione, il motivo per il quale questa notizia secondo loro potrebbe essere vera. Questo tipo di notizie sono quelle che girano sempre, cioè alla base di tutte le notizie di mercato che vengono lanciate 3, 4, 5 mesi prima di giugno, che inizia il calciomercato, c'è un malumore, cioè senza il malumore non riescono a giustificare nessuna bomba di mercato, perché se non c'è malumore, cioè o c'è il malumore e allora c'è un aiuto alla società che richiederebbe il giocatore, la Juventus in questo caso, di far tornare il giocatore, oppure c'è veramente, si dice, il Real Madrid vuole puntare 200 milioni su Kane, allora il fatto che te dici 200 milioni, cavolo, l'offerta così, il Tottenham, ciapa qua, cioè nel senso, ciapa qua, ti fa il giocatore, nessuno che è quelle offerte irrinunciabili che neanche il Tottenham potrebbe rifiutare. Ma quindi sono due cose, quando siamo a febbraio, marzo come adesso, le cose sono o il malumore del giocatore, malumore quindi malumore va via per forza, senza verificare poi il malumore, cioè il fatto che Pogba stia giocando male non significa per forza che ci sia un malumore da parte dell'allenatore, cioè nel senso, anche perché tra l'altro è Mourinho che lo fa giocare in quella posizione, chiusa parentesi. E quindi semplicemente si fanno un accostamento, un 2 più 2 così e quindi danno per scontato che la cosa sia vera e ovviamente, cioè, il 2 più 2 tirano fuori questa cosa clausola, Juventus che i tifosi sarebbero nostalgici, lo vorrebbero, mettono insieme il pastone tra quello che è notizia, la realtà delle cose, quello che è sentimento popolare dei tifosi e ci fanno la fake news, la bomba di mercato quasi per certa. Poi sappiamo che tutto ciò che nasce a febbraio difficilmente arriva a giugno a termine. Questo è un altro discorso e quindi sinceramente la cosa mi lascia molto perplesso. Quindi riassumendo, abbiamo visto veramente tanti, tanti punti che sono totalmente a sfavore di questa cessione, di questo acquisto per quanto riguarda noi, perché primo 60 milioni, cioè la cifra è ridicola, veramente ridicola, cioè non credo che una clausola possano mettere una cosa del genere, cioè nessuno possono farlo, una specie di ricompra, quella di Morata, ma è o a rialzo o è a pareggio, cioè 60 milioni anche al tempo erano ritenuti ridicoli. Fonte, Tuttosport che rimanda l'Equipe, quindi fanno la combo di praticamente fake,
solitamente, mediamente. 3. Massimo Giletti. Cioè, Massimo Giletti, vabbè, ragazzi, Massimo Giletti. E quinto, infine, Malumore, che è la solita manfrina che ci dicono, insomma, per dire, ma guarda che può essere vero perché c'è il malumore. E quindi, per una squadra a caso, che è interessante la Juventus, perché è la squadra interessante di cui si parla, perché c'è il passato, perché c'è tutto il discorso, la storia è da montare sopra. Quindi, riassumendo, secondo me, veramente, ragazzi, lo faccio con gli occhiali perché così, da un tono di serietà, questa è una fake news. Noi ci vediamo al prossimo video, che sarà quel che sarà. Come sempre, forza Juve, e alla prossima. Ciao. Ah, comunque, se Pogba dovesse veramente tornare alla Juventus, il monumento a Marotta fuori dallo stadium, glielo facciamo subito. Cioè, ragazzi, parliamoci chiaro. Paura, 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 paura.